questa storia. Sono passati molti anni e ancora la ferita stenta a cicatrizzarsi. E secondo me non lo farà mai. Tutto è cominciato una mattina, quando il mastino mi tirò giù dal letto, all'alba. Il mastino era un mio informatore. A quel tempo per me era solo una voce. Non l'avevo mai visto in faccia. Non conoscevo la sua vera identità. Celeste Cucchi? Sì. La dichiaro in arresto. L'avevo riconosciuta subito. Erano passati molti anni da quando l'avevo incontrata su quella casa di bandiera a Casale Monferrato. Stanne fuori. Celeste, io vengo. Stanne fuori. Porca miseria. Questo è il luogo delle sorprese. Ma la bambina dalle mani sporche era sempre rimasta dentro il mio cuore. Ed era ancora bellissima. Se si fosse aperta una diga. Di colpo mi tornavano i ricordi, le voci, gli odori. Dentro, forza! Giulio, ma dove sei finito? Lascia perdere. Chi è? Giulio. Prendi la telecamera e corri subito al palazzo della procura. Hanno arrestato Cucchi. Ma Cucchi chi? Il monaco? Muoviti per la miseria, chiama Chiara. Sì, adesso è riattaccato. Andiamo su, forza. Andiamo, Chiara. Ma andiamo dove? Te lo spiego in macchina, vieni. Sì, era davvero bella Wanda, fin da bambina. Quella prima volta che l'avevo...